Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vedremo come combattere il tanto odioso effetto crespo. Vedremo un attimino quali sono le cause, quale tipologia di capello ne afflitta maggiormente e tutte le soluzioni su come combatterlo. Prima di tutto il crespo può colpire qualsiasi tipologia di capello, dai capelli lisci ai capelli ricci, ai capelli mossi, capelli corti, capelli lunghi, eccetera. Ma ne sono afflitti in particolare capelli secchi, trattati, capelli ricci sono un po' più tendenti al crespo e ora vedremo perché. E quindi che cosa succede? I capelli diventano ingestibili, difficili da domare, non hanno una forma propria, sono elettrici. Effetto dita nella presa e appaiono in questo modo disordinati, trasandati, opachi, spenti, insomma, diciamo che non è proprio la réclame della salute del capello. I capelli crespi dipendono da una combinazione di fattori che possono essere un fattore genetico, come dicevamo prima, le chiome ricce ne sono afflitte maggiormente, possono essere causati dall'ambiente in cui viviamo, quindi un ambiente particolarmente umido. Spesso questa componente peggiora anche durante i cambi stagione. Può dipendere anche da trattamenti chimici, soprattutto da trattamenti chimici come ad esempio tinte, decolorazioni permanenti, insomma, trattamenti aggressivi che vanno ad assottigliare, a seccare eccessivamente i nostri capelli. Ma il crespo può dipendere anche da motivi di salute. Stress fisico e mentale, ad esempio, indeboliscono il capello, ma ci possono essere anche delle cause anche più serie alla radice, quindi è sempre meglio andare a fondo. E un altro fattore che causa il crespo è l'utilizzo eccessivo di phon, piastra, ricciacapelli, comunque di fonti di calore molto forti che vanno a seccare e disidratare il nostro capello. Altre cause possono essere la disidratazione, un'alimentazione sbagliata, squilibri ormonali, d'estate ad esempio cloro, salsedine, anche questi elementi possono provocare l'effetto crespo. Ma come appare nello specifico un capello crespo? Allora, solitamente ci accorgiamo subito di avere i capelli crespi perché appaiono gonfi, come dicevamo prima, senza forma, quindi non tengono la piega. Se li fate lisci, sembrerà che avete preso la scossa elettrica. Il riccio non è compatto e definito, il mosso altrettanto, insomma, non avranno forma. Opachi, privi di lucentezza. E soprattutto se le sentite al tatto sono secchi e porosi. Ecco, questo è il termine adatto, porosi. Ora che abbiamo visto quali possono essere le cause del crespo, come appare un capello crespo, vediamo un attimino perché accade tutto questo, perché il capello si increspa. Tutto questo accade perché la parte esterna del capello, ossia le cuticole che ricoprono la corteccia dei capelli, si sollevano, facendo assorbire in questo modo al capello tutta l'umidità presente. Più un capello è poroso, più ha capacità di assorbire umidità. Ed ecco perché i capelli ricci sono più soggetti al crespo, perché diciamo che il capello riccio rispetto al capello liscio è più poroso, è proprio più poroso, anche se magari non è stato sottoposto a stress come tinte, trattamenti chimici, eccetera, ma il capello riccio proprio per sua natura appare più poroso, è più poroso rispetto a un capello liscio. Quindi possiamo dire che più i capelli hanno bisogno di idratazione, più sono crespi. Dopo aver individuato le cause dell'effetto crespo, ora vediamo un attimino quali sono le soluzioni, cosa ci può aiutare a combattere, a contrastare l'odiosissimo effetto crespo. Prima di tutto, come dicevamo, l'idratazione è essenziale, parte dall'interno. Allora, io sono una di quelle persone che, ahimè, beve poco. Quindi, quando dico che l'idratazione parte dall'interno, significa che bisogna bere molta acqua, o comunque i 2 litri, 2,5 litri raccomandati al giorno. Io è già tanto se riesco a bere 1 litro d'acqua al giorno, quindi già comunque in questo modo riesco a capire qual è una delle cause scatenanti dell'effetto crespo su di me. È il fatto che io bevo molto poco. Ora, do questo consiglio a voi, ma lo do prima di tutto a me, per invogliarvi a bere. Ci sono anche delle app che vi ricordano appunto proprio di quanto dovete bere durante il giorno. So che sembra una cosa stupida, dimenticarsi di bere, ma a me accade, a me succede veramente. E un altro modo per invogliarvi a bere, sempre per mia esperienza personale, è quello di creare delle acque aromatizzate, perché a me spesso l'acqua, semplicemente l'acqua, non va giù.
devo aromatizzarla con qualcosa, quindi che possa essere della frutta, del semplice succo di limone. Mettere qualcosa nell'acqua vi invoglierà e stimolerà sicuramente a bere di più. Oltre all'idratazione, è importante anche un'alimentazione sana e corretta, in particolare cibi ricchi di oli essenziali, come ad esempio il pesce o la frutta secca. Inoltre potete aiutarvi a sopperire qualunque carenza con degli integratori alimentari. Io ho fatto dei cicli spesso durante i cambi stagione, quindi durante il cambio stagione autunno-inverno e durante il cambio stagione primavera-estate, quindi questo sarebbe, diciamo, il periodo propizio per fare delle cure con integratori. Ovviamente fatevi consigliare dal farmacista, dal vostro medico di base, in base appunto al vostro stato di salute. Sono anche dei video qui sul mio canale nel quale vi racconto la mia esperienza con alcuni integratori per capelli, comunque aiutano sempre. Il secondo consiglio che invece voglio darvi riguarda la scelta dello shampoo. Questo perché shampoo troppo aggressivi, oltre ad eliminare i naturali oli presenti sul cuoio capelluto, che sono benefici e protettivi per la salute del nostro capello, potrebbero seccare troppo. E un'altra cosa che non andrebbe fatta è quella di mettere lo shampoo direttamente sulle lunghezze. Lo shampoo andrebbe applicato sul cuoio capelluto, diluito con dell'acqua, massaggiato e diciamo che le lunghezze vengono lavate con il risciacquo, quindi con la schiuma che scende quando andate a risciacquare i vostri capelli. Questo perché se andate a strofinare direttamente i capelli con la schiuma, questo potrebbe essere troppo aggressivo per le lunghezze. Inoltre è bene non lavare troppo spesso i capelli, perché anche in questo caso si andrebbero a stressare troppo, ad eliminare troppo gli oli naturali presenti sul cuoio capelluto, si potrebbe ottenere un effetto contrario, scatenando una dermatite seborroica, quindi una produzione eccessiva di sebo. Bisognerebbe trovare un equilibrio a seconda appunto della vostra tipologia di capello. Io ho trovato il mio equilibrio al momento lavando i capelli 2 volte a settimana, ma so anche di persone che li lavano 1 volta a settimana. E come dicevamo, appunto, la scelta dello shampoo è molto importante. Cercate di utilizzare degli shampoo delicati, senza solfati. Io ad esempio in questo momento sto utilizzando uno shampoo dell'Equilibra a base di cheratina vegetale, olio di argan e aloe vera. La cheratina, diciamo che è una delle sostanze principali che compongono la struttura del nostro capello. L'olio di argan è uno degli oli che vengono usati maggiormente per quanto riguarda la cura, bellezza e benessere dei nostri capelli, e l'aloe vera vanta proprietà idratanti, proprio perché essendo un gel, un ottimo idratante sulla nostra chioma. Io al momento con questo shampoo mi sto trovando bene, non è uno shampoo totalmente bio, ma è al 98% di origine naturale. Il terzo consiglio che voglio dare per eliminare il tanto odioso effetto crespo è quello di preparare gli impacchi delle maschere pre-shampoo. Per quanto riguarda gli impacchi, potete utilizzare sia degli impacchi di olio di cocco o olio di ricino. Se scegliete l'olio di cocco, si può applicare anche su capelli asciutti. Se scegliete l'olio di ricino, è sempre meglio andare ad inumidire prima la chioma e lasciare agire l'impacco. Se lo fate tutta la notte, è meglio. Infatti, spesso che cosa faccio? Inumidisco i capelli, applico il mio olio di ricino o olio di cocco a seconda di quello che voglio utilizzare, metto una cuffia e lascio in posa tutta la notte e ci dormo su. Ovviamente capisco bene che chi soffre di cervicale preferisce non dormire con la testa umida. Un consiglio che vi posso dare è lasciare agire l'impacco il più possibile, quindi più ore lo tenete in testa, meglio è. Poi potrete procedere con il vostro abituale shampoo e tutti gli altri trattamenti che ora vediamo. E un'alternativa agli impacchi d'olio possono essere delle maschere naturali che potete fare in casa. Diciamo che ci sono tantissime ricette che potete preparare con gli ingredienti che avete a casa. Io in particolare sono andata ad unire un cucchiaio della mia maschera preferita, che è l'Air Food di Garnier all'aloe vera. Anche in questo caso, come vi dicevo, l'aloe vera ha proprietà idratanti, ma potete utilizzare come base qualunque altra maschera a voi piaccia e faccia bene i vostri capelli. Spesso utilizzo anche lo Splendor al cocco come base per le mie maschere fai da te. Comunque, in questo caso ho scelto l'Air Food, un paio di cucchiai di Air Food, poi sono andata a mettere
un cucchiaio di olio di jojoba e un cucchiaio di olio di cocco. Infine, un cucchiaio di miele. Ho mescolato il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e dopodiché ho applicato il tutto su capelli umidi, ovviamente anche in questo caso su capelli umidi perché nella maschera sono presenti oli. Ho raccolto i capelli e tenuto in posa un'oretta abbondante. Dopodiché ho risciacquato il tutto procedendo con il mio abituale shampoo. Ecco, fare delle maschere pre-shampoo, possibilmente 2 volte a settimana, aiuterà a combattere l'effetto crespo. Poi vorrei approfondire magari in un altro video l'argomento aloe vera perché ha veramente tantissime proprietà per la salute dei nostri capelli, per combattere l'effetto crespo, per elasticizzare, definire, eccetera. Quindi questo argomento ce lo teniamo magari per un prossimo video. Il quarto consiglio per eliminare l'effetto crespo è quello di utilizzare il balsamo o maschera. A seconda appunto della tipologia di capello che avete, io ho capelli sottili che si seccano abbastanza facilmente, soprattutto sulle lunghezze. E spesso vado a fare delle maschere, anche se ho fatto già una maschera pre-shampoo, ad esempio con ingredienti naturali. Subito dopo lo shampoo vado ad utilizzare magari la maschera abbinata allo shampoo che sto utilizzando. Io infatti utilizzo la maschera di Equilibra, sempre con cheratina vegetale, olio di argan e aloe vera, e anche questa la tengo in posa 5 minuti. È importantissimo non andare a districare i capelli da bagnati con la maschera. Diciamo che i capelli in quella fase sono molto molto delicati, molto molto soggetti a rottura. Quindi io solitamente lascio in posa la maschera, vado a districare leggermente con le dita e lascio agire. Dato riguarda il risciacquo, allora sono importanti 2 cose. La prima è la temperatura dell'acqua. Potete lavare i capelli con acqua tiepida, caldina, tiepida, ma non eccessivamente calda, perché comunque l'acqua tiepida, tendenzialmente calda, va ad aprire le squame del capello. Ecco perché noi mettiamo anche delle cuffie quando facciamo un impacco, una maschera, perché comunque il calore emanato dal cuoio capelluto va ad aprire le squame del capello facendo penetrare qualunque trattamento noi mettiamo più a fondo. Ecco, lo stesso accade per l'acqua, quindi se l'acqua è calda le squame del capello si apriranno facendo entrare tutte le sostanze che noi stiamo utilizzando, in quel caso magari lo shampoo o la maschera, eccetera. Dopodiché, a fine lavaggio, come risciacquo, è importante che l'acqua sia fredda. Io non dico fredda gelata, magari un freddo sopportabile, diciamo tiepida tendente al freddo in questo caso, perché l'acqua fredda andrà a richiudere le squame, a ricompattare il capello, a farlo apparire ovviamente più sano e più lucido. Inoltre, come ultimissimo risciacquo, potete fare sia il risciacquo acido, che comprende una miscela d'acqua unita a un cucchiaio di aceto di mele, ma può essere anche un cucchiaino di acido citrico o un cucchiaio di succo di limone o comunque di queste sostanze dal pH acido, che vanno a richiudere ulteriormente le squame del capello. Oppure potete alternare al risciacquo acido il risciacquo con acqua di riso. Ho fatto un video poco tempo fa riguardante tutti i benefici dell'acqua di riso sulla nostra chioma, vi invito a vederlo se non l'avete ancora visto. Anche l'acqua di riso, oltre ad avere tantissimi benefici per la crescita, elasticità del capello, morbidezza, eccetera, può aiutare anche a combattere il tantissimo odiato effetto crespo, quindi sì, ad alternare questi 2 tipi di risciacquo, risciacquo acido con aceto di mele e risciacquo con acqua di riso, possibilmente fermentata. Arriviamo ora al momento dell'asciugatura. Prediligete asciugamani in microfibra o, se non lo avete, anche una maglietta di cotone. E soprattutto non strofinate i capelli, avvolgeteli semplicemente nell'asciugamano e aspettate qualche minuto che l'asciugamano vada ad assorbire tutta l'acqua. Perché vi dico asciugamano in microfibra o maglietta di cotone? Perché vanno ad assorbire la giusta quantità d'acqua, mantenendo comunque idratazione all'interno del capello, la giusta quantità d'acqua. Se voi utilizzate un semplicissimo asciugamano di spugna, quello andrà ad assorbire troppa acqua dai vostri capelli. A questo punto, dopo aver tamponato bene con un asciugamano in microfibra i vostri capelli, potrete procedere a districarli. Io ho delle mie spazzole preferite che voglio consigliarvi, di cui vi parlo in quasi tutti i miei video, sono la Angel Tangle e la Tangle Teaser, che sono più o meno la stessa cosa, una ha il manico, l'altra no, però la particolarità di queste spazzole è che
sono estremamente delicate, non strappano il capello, non li spezzano, quindi sono spazzole piuttosto delicate, però vanno sapute anche utilizzare, i capelli vanno districati dalle punte alle radici a salire. In alternativa potete utilizzare un pettine in legno a denti larghi che andrà a contrastare quell'effetto elettricità che spesso vediamo sui nostri capelli dopo averli pettinati, soprattutto da asciutti. Ecco, in quel caso vi consiglio delle spazzole in setole naturali, spazzole di legno, che vanno appunto, come dicevo, a contrastare l'effetto elettricità. Prima dell'asciugatura applicate un siero fortificante termoprotettore. Io in particolare utilizzo questo qui di Yves Rocher con fruttani di agave arricchito con olio di jojoba, con cui mi trovo veramente bene perché crea una pellicola sul nostro capello che va a proteggere, lucidare, compattare, eccetera. E i miei capelli dopo la piega, quando utilizzo questo siero, sono veramente super lucidi, super compatti. Oltre va proprio a proteggere il capello dalle alte temperature. Un'altra cosa che voglio dirvi è proprio questa. Se potete evitare asciugature con il phon ad alte temperature è meglio. Se avete un phon che si può regolare, su cui si può regolare la temperatura, regolatela su tiepido e preferite un phon agli ioni. Altrimenti preferite asciugature al naturale, ci sono tantissimi metodi con cui potete asciugare i vostri capelli al naturale. Uno di questi è con la cinta dell'accappatoio, con i calzini, insomma ci sono veramente con i bigodini tantissimi metodi per asciugare i capelli al naturale. Io però d'inverno ricorro spesso, come avete già visto, alla piega liscia, quindi utilizzo spesso spazzole phon, purtroppo, perché comunque va a seccare i capelli, mentre d'estate mi concedo più questo genere di asciugatura. Il phon, diciamo che da giugno è proprio abolito per me, non lo utilizzo più fino a settembre, ecco. A fine piega utilizzate un finish, quindi un olio che vada a chiudere le squame, compattare, lucidare, eccetera. Io in particolare ho utilizzato il coco silicone, che è quest'olio di cocco della Saponaria 100% biologico, che ha l'effetto del silicone ma è naturale, quindi va a lucidare e a proteggere il capello dagli agenti esterni. E sì, anche a trattamenti leave-in. Che cos'è il leave-in? I leave-in sono tutti quei trattamenti senza risciacquo, che possono essere oli o creme, che si applicano a capelli sia bagnati che asciutti, ma generalmente su capelli asciutti già puliti, messi in piega, che aiutano appunto a compattare il capello, nutrire e combattere l'odiosissimo effetto crespo. E un'ultima cosa che volevo aggiungere per quanto riguarda l'asciugatura è che a seconda del tipo di asciugatura che sceglierete, cambia appunto anche lo styling. Questo perché se decidete di asciugare i capelli lisci con spazzole e phon, oltre ad utilizzare un siero termoprotettore, è importante direzionare il getto dell'aria. Non asciugate i capelli con il getto d'aria che arriva da tutte le parti. Prendete appunto spazzole e phon e direzionate il getto d'aria in un solo verso. In questo modo andrete a seguire il verso delle squame del capello senza alzarle. Questo è importantissimo per combattere il crespo. Se invece decidete di asciugare i capelli ricci, è importante utilizzare delle mousse, delle creme modellanti, no alle schiume per capelli, o meglio, no a prodotti contenenti alcol, perché l'alcol a lungo andare va a disidratare i capelli, tirando fuori a più non posso l'effetto paglia, l'effetto crespo. Ve lo dico anche questo per esperienza, perché tantissimi anni fa utilizzavo una schiuma modellante per capelli quando li portavo ricci, che all'inizio me li faceva stupendi. Io vedevo questi bellissimi boccoli, anche voluminosi quando si asciugavano, ma dopo qualche mese dall'utilizzo ho iniziato ad avere letteralmente paglia in testa, paglia, capelli da buttare, li ho salvati soltanto con il taglio. Questo perché, come vi dicevo, appunto, l'alcol contenuto nei prodotti va a seccare, a disidratare, a togliere l'acqua dai vostri capelli. E se avete i capelli ricci, a maggior ragione avrete bisogno di idratazione. Il capello riccio ha ancora più bisogno di idratazione di un capello liscio. Infatti, un altro consiglio che posso darvi per quanto riguarda lo styling capelli ricci è: non asciugateli mai del tutto, lasciate comunque un minimo di umidità nei capelli ricci con appunto gli adeguati prodotti styling per l'asciugatura. E se magari estate e fa caldo potete permettervi un'asciugatura al naturale, altrimenti munitevi di diffusore. In quel caso però il diffusore
a differenza del beccuccio, direziona l'aria in maniera differente, quindi in quel caso potrete direzionare l'aria su tutta la capigliatura, non succederà nulla. Potete utilizzare il diffusore dal basso, dall'alto, di lato, perché comunque serve a direzionare l'aria, ad espanderla in maniera differente. Mentre il beccuccio, ahimè, se non direzionate il getto, può andare a creare veramente un casino sui vostri capelli. E nulla, ragazzi, questi erano tutti i consigli che avevo da darvi per combattere l'odiosissimo effetto crespo che è sempre dietro l'angolo. Cerchiamo di seguire un po' tutti questi step per cercare di tenere sotto controllo la situazione. Io spero ancora una volta che questo video vi sia stato utile. Se avete delle domande, delle curiosità, volete dei consigli, non esitate a scrivere qua sotto, io sarò felicissima di rispondere sempre a tutti. Prima di concludere questo video ho due bellezze da salutare e sono Cassandra e Grazia Maldera. Un bacione, bellezze mie. Mi raccomando, se volete essere salutati nel prossimo video, ricordatevi di seguirmi su Instagram e se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video e vi mando un grossissimo bacio. Muah.